anche se meriterebbe attenzione tutto l'anno, il mese di aprile è quello dedicato all'autismo, alle lotte sul concetto di inclusività, con l'obiettivo di aprire la mentalità della gente e dare sempre maggiori opportunità alle persone autistiche e alle famiglie che vivono quotidianamente questo disagio. A Senigallia esiste uno spazio inclusivo dove i ragazzi si possono ritrovare assieme alle loro famiglie, caregivers, educatori e docenti. Questo spazio porta il nome di Officina della Biblioteca Speciale. Cosa si fa? Si fanno le attività direttamente con i bambini, attività ricreative e ludiche, con l'intento di aumentare, di potenziare le loro autonomie. E soprattutto per coloro che appunto hanno delle difficoltà, delle fragilità, per quello che riguarda appunto il cognitivo o l'autismo, è importante la relazione che non c'è in loro. Quindi attraverso dei giochi, attraverso delle azioni specifiche, si cerca appunto di amplificare, fare in modo che questi bambinetti diventino dei compagnetti e che comunque si possono relazionare non soltanto venendo in officina della biblioteca speciale, ma anche in altri ambienti, cioè ambienti che fanno parte comunque della loro vita quotidiana, che può essere un compleanno, può essere andare al parco o quant'altro. Ecco, questo è in primis. Non è soltanto per appunto la primaria o comunque sia bambini che vanno dai 3 anni, diremmo, fino alle medie, ma possono venire anche dei ragazzi più grandi. E quindi ecco, fare anche dei percorsi, per esempio, sulle tecnologie digitali, oppure fare anche degli interventi di PCTO, alternanza scuola-lavoro, cosa che già precedentemente la Fondazione aveva fatto. Aprile è il mese dell'autismo, ma l'autismo è importante tutto l'anno. Certamente sì, esatto. Questo non deve essere, come dire, ricordarsi solo il 2 aprile, che è la giornata mondiale, come ben si sa, della consapevolezza dell'autismo, oppure spendere qualche giornata in più, ma vuole essere, come dire, accendere una lampadina e questa lampadina però deve continuare anche negli altri 11 mesi.